Ciao a tutti, bentornati. Come sapete, io sono un amante dello shopping, ho un problema serio con lo shopping perché non faccio altro che comprare, che andare sui siti, acquistare online, quindi ho un serio problema, vi prego aiutatemi. Comunque, questo video, infatti, questo per dirvi che in questo video vi mostro delle cose che ho preso nell'ultimo periodo, soprattutto da Zara, quindi shopping abbigliamento che ho fatto nell'ultimo periodo. In realtà in diversi step. Però andiamo con ordine, vi mostro prima le maglie. Allora, questa qui ad esempio è una maglia che io non avrei, cioè vista così dal sito non mi piaceva perché l'avevo vista sul sito. Poi quando sono andata in negozio e l'ho vista, l'ho indossata e l'ho provata, mi è piaciuta un sacco. Mi piace un sacco sia perché il dettaglio delle borchie la rende un po' più particolare, molto molto carina, non è molto lunga come lunghezza. Il peso è una via di mezzo tra, cioè non, secondo me per il freddo che c'è adesso è un po' troppo fredda, anche se comunque il tessuto è molto corposo, penso sia ideale per la primavera, ecco, primavera magari di sera perché di giorno potrebbe essere anche un po' pesante. Non so esattamente che tessuto sia, però è molto 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 elasticizzata. Io ho preso una S, trovo che sia davvero molto bella questa, infatti mi piace davvero tanto, l'ho messa poche volte proprio perché qui fa ancora molto freddo, però con le temperature un po' più calde non vedo l'ora di indossarla. Altra maglia che ho preso è questo maglioncino, cioè un capello, che in realtà mi avete già visto indossarlo in un video, in uno degli ultimi video, ed è questo color Tiffany stupendo. La taglia è sempre la S, mi piace tantissimo questo maglioncino, sia perché è caldissimo, mi piace un sacco la trama, l'intreccio che c'è della lavorazione della maglia, e il colore è meraviglioso. Non so se in telecamera rende davvero il colore, perché dall'anteprima mi sembra un po' più chiaro rispetto a quello che è in realtà. Comunque è un color Tiffany, la punta proprio perfetta del color Tiffany. Anche lei non è molto lunga come lunghezza di maglia, però la trovo davvero sfiziosa. Il colore è molto primaverile, anche se è un po' troppo calda per la primavera, però è davvero molto molto bello, almeno un po' di colore ci sta in questo periodo, perché insomma ci porta già un po' più avanti. Altra maglia che ho preso, che io di questa qua in realtà ne ho anche un'altra, ho la nera e anche la grigia, è questa maglia qui semplice, quella con il particolare sul polsino dei bottoncini. Io ce l'ho anche nera, ho voluto prenderla anche di questo color sabbia, e in realtà è una maglia molto basic, però anche per andare in ufficio trovo che sia molto molto sfruttabile, semplice, insomma la trovo molto comoda. Anche lei non è molto calda, infatti adesso io sono ancora utilizzando i maglioni belli pesanti, infatti come vedete i maglioncioni, però in vista della primavera penso che a breve arrivi, ce lo auguriamo tutti, questa tipologia di maglie io la sfrutto tantissimo. Ripeto, quella in nero l'ho utilizzata davvero tanto, infatti l'ho anche un po' rovinata a furia di lavarla, e questo è il motivo per cui ho preso questo colore, che insomma trovo anche molto carino, sempre neutro, però insomma per cambiare, per diversificarci un po' dal nero, questo colore lo trovo anche molto molto bello, e ho preso di questa qui la S. Altra cosa che ho preso sempre da Zara sono queste scarpe, che ormai le avete viste, straviviste, sono adesso al momento le scarpe top di gamma di Zara. Io il mio numero è il 37, tra l'altro le ho indossate in diverse occasioni, non moltissimo perché insomma ultimamente sapete insomma che siamo costretti a stare in casa, prima o poi non ne parliamo, quindi non vedo l'ora che tutto si insomma ritorni alla normalità per potermi almeno vestire. Comunque le trovo molto comode. Il tacco non è neanche molto alto, questo dovrebbe essere un 9 cm, neanche un 10. La particolarità chiaramente è sia la punta che a V e il laccio sulla caviglia. Queste poi sono un trend di quest'anno, cioè la primavera 2020 prevede questa scarpa. Se non ce l'avete, praticamente dovete averla, altrimenti potreste essere denigrate. Scherzo ovviamente. Poi altra cosa che ho preso è un vestito, un abitino, ho preso questo qui nella taglia, che non ricordo, nella XS, infatti ancora il cartellino, questo maculato bianco-nero, è molto molto carino, con il gonnellino, con il volant, ha diversi strati di volant, penso due, con il dettaglio dei bottoncini anche qui sullo scollo, la manica è, non ho capito se è un tre quarti la manica o se è una manica lunga, non è molto chiaro, però insomma il disegno dell'abito mi piace davvero tanto, è proprio lo stile di abiti che piace a me, un po' più corto, un po' più aderente in vita e poi svolazzante subito dopo.
Tra l'altro qui c'è anche il prezzo, quindi ve lo posso dire, 39,95. Delle altre cose non ricordo il prezzo, sinceramente, perché ho tolto i cartellini, visto che li ho già indossati. Anche questo non vedo l'ora di indossarlo, e trovo che con questa scarpa, secondo me, andando ad abbinare questa scarpa qui che vi ho mostrato con questo abitino, dov'è? E qui, con l'abitino, trovo che sia davvero un abbinamento molto molto carino e molto molto chic. Poi, altra cosa che ho preso da Zara, in realtà l'ho presa, non so neanche io perché non l'ho mai messo, è questo cappello, questo basco in questo colore. Forse ho sbagliato colore, non lo so. Comunque, io i baschi ho una difficoltà ad indossarli perché non so come, non riesco ad indossarli perché non li so mettere, cioè non so come vanno messi. Quindi, datemi una mano perché l'ho messo, vi giuro, neanche una volta. Dopo un'ora l'ho tolto perché non mi piaceva, però insomma lo volevo. È molto, molto caldo in realtà. E c'è anche nel color beige, crema, cammello, insomma, quella tonalità lì, sempre neutra, però mi piace da morire, ma non riesco ad indossarlo, non mi piace come mi sta, ecco. Poi, Zara è tutto questo qui, quello che vi ho mostrato di Zara. Passando invece a una cosa molto, molto, molto carina, che sono davvero contenta di aver preso. In realtà questo è un regalo, a cui tra l'altro ci tengo davvero tantissimo. È una borsa. È una borsa di Vuitton ed è una pochettina che io avevo visto sul sito da diverso tempo, l'ho adocchiata da diverso tempo, ed è questa borsettina molto molto carina. E il particolare è l'interno, perché è di questo color vinaccia molto bello. In realtà volevo una pochette di Vuitton, di quelle, sapete, piccoline, però questa qui, essendo nuova e trovo che sia anche più pratica, più larga, un po' più capiente rispetto alle solite, ho detto vabbè, prendo questa qui. All'interno, tra l'altro, molto, cosa molto comoda anche, sia un borsello dove potete metterci, che ne so, soldi o documenti, ma anche questo portacarte molto molto utile, che funge anche, infatti se vedete si apre, ma il davanti ha anche gli scomparti per le carte. Quindi vuota sarebbe così. Praticamente all'interno non ci va molto, questa dovrebbe essere una 20 centimetri più o meno. Se ci mettete anche questi due, praticamente ci potete mettere soltanto il cellulare. Infatti io di solito tendo a togliere questo borsello e ci metto soltanto cellulare e chiavi, perché insomma non ci va nient'altro. Diciamo che più da sera che da giorno, perché io di giorno sono abituata più ad indossare borse un po' più grandi, e questa qui di giorno sarebbe davvero molto scomoda per me indossarla. Però ne volevo una anche sul marrone, quindi ho puntato questa qui di Vuitton, tra l'altro molto comoda con la catenina dorata, e insomma molto bella, sono molto contenta. Anche lei l'ho utilizzata non tantissimo perché sapete, insomma, però la sfrutterò un sacco secondo me anche quest'estate. Altra cosa ultima che ho preso, l'ultimo acquisto fatto in questo mese, è questa scarpa qui di Golden Goose. Come sapete, io utilizzo soltanto le Golden Goose, la sto utilizzando praticamente tutti i giorni. Per me sono le scarpe più comode, io non riesco a trovare nessuna scarpa più comoda di queste. Chiaramente ho provato Adidas, ho provato tutto quello che c'è sul mercato, però per quanto mi riguarda la scarpa più comoda in assoluto sono le Golden Goose. Poi se voi avete altro da consigliarmi, ditemelo. Ho anche una scarpa di Givenchy, che tra l'altro vi ho fatto vedere anche in un vecchissimo haul l'abbigliamento, ma non è per niente comoda, o comunque non è comoda quanto questa tipologia di scarpa. Io di solito prendo il modello le Ball Star, non ricordo. Queste qui sono le Stardan, è un altro modello. Volevo cambiare in realtà, perché ogni anno prendo sempre il solito modello con le varianti dei colori. Quest'anno ho voluto cambiare, ho preso questa qui. Anche lei in realtà è di quest'anno, ma va già un sacco di moda, l'ho già vista un sacco. La pelle è molto molto morbida, stracomoda, anche il modello, il colore è diverso rispetto al solito, quindi ho detto vabbè, cambiamo quest'anno, anche se penso che tra qualche mese prenderò un altro modello. Però vabbè, non ci pensiamo, ecco, pensiamo allo shopping che abbiamo fatto adesso, ci lo facciamo bastare. E nulla, queste erano le cose che volevo mostrarvi. Dovreste riuscire a trovare ancora tutto quello che vi ho mostrato, soprattutto di Zara, sia le scarpe che l'abitino che le maglie. Anche perché avevo altre cose che ho preso nei mesi seguenti, però penso che non le trovereste, quindi sarebbe inutile anche mostrarvele. E nulla, spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!